Carlo Brandini, parto per parlare di politica, sembra impossibile, ma da Wall Street. Perché? Perché c'è stato un crollo della borsa di Wall Street, come in tutto il mondo, per cui gli Stati Uniti hanno perso 1.000 miliardi di dollari in 2 o 3 giorni, pari a tutto quello che avevano guadagnato in anni da quando è entrato Trump, che aveva detto riformo le tasse. Ora Berlusconi, che si rifà il modello Trump, come cazzo fa? È rimasto allibito. Fregato. No, ma qui non rimangono allibiti, perché tutti questi politici alla faccia come il culo, no? Proprio non gli... Questi sottili eufemismi, questo spirito inglese che si capisce o non si capisce. Il sedere, devo dire? No, se devo dire il sedere, no, mi adeguo la faccia. La faccia, questi non gliene frega niente degli italiani, dell'Italia, niente. Basta, però ricordati che nelle liste del PD c'era uno che ha detto a un amico, dice, gli zingari, è peccato che lo zio Adolfo non l'hanno fatto finire in tempo. Insomma, non è molto... Un discorso da PD. No, non è molto da PD, ma sai, ora... Nelle liste 5 Stelle c'era quello che era assieme al clan Spada. No, per l'amor di Dio, ma tutti quelli che sono nelle liste... Ma come fa uno andare a votare? Te mi devi dire. Hai ragione, io ti do ragione in pieno. E tant'è vero, la tua dimostrazione che hai ragione, che il 56% ci va a votare. Dai sondaggi, non ci va a votare. Tu ci andrai? Io non lo so, non ho proprio idea. Non lo so, perché se dovessi andarci... Oh, cosa voteresti? Ma in questo momento qui voterei il meno peggio, non il meglio. Il meglio non esiste non in esiste Italia. Il meno peggio. Chi è il meno peggio? Renzi. Non c'è uno vicino a te. Commento è coglioni babbo, figurati quell'altro. Bravo, hai detto una frase giusta, figurati quell'altro. Perché voti Renzi? Perché di questi che c'ha che in ballottaggio è meglio di tutti. Quel cittadino dei 5 Stelle, come fai a votarlo se lo fai? Ma perché è meglio Renzi? Chi è? Dimmi uno meglio, io te l'ho sempre detto. Io, per esempio, io ho smesso di guardare le tribune politiche, sì, perché quando le guardo mi piacciono tutti. Quando parlano, mi piacciono tutti. Sì, dopo quando le spengi però non ti piacciono più. Appena spingi, quando sento oddio, quell'altro, cazzate cose, per esempio, ho sentito D'Alema l'altro giorno che ha detto: Renzi, io non mi sono spostato, è il partito che si è spostato. Sì, ma guarda quella coerenza di quest'uomo. Dopo 10 minuti ho sentito la Meloni e mi piaceva la Meloni. Sì. Dopo 10 minuti ho sentito Di Maio, mi sono innamorato di Di Maio. No, innamorato di Di Maio vuol dire che proprio senso, non nel senso, la vita. Ma mi dici, ma quelli dappertutto, ma poi tu che portate dal carrozziere. No, mi tocca portare da dottore. Dappertutto. No, ho una certa età e quindi una colatina. Una colatina la do. Tocca portate da Roberto. Te non colli, no, sei costito dal meccanico Roberto, l'ex capo officina della Toyota, che ora è per conto tuo, ti rifà le guarnizioni della testa e dell'occhio. No, ma non quante siete lacrime all'occhio a te? C'è il caso di piangere tutti, sembra la Madonnina di Montenegro. A posto, salutiamo quindi anche tu. Sì, ancora oggi non ho capito perché. Ciao Checco! Non ho capito perché voti, ma comunque uguale. Non vado a votare. Vieni, ci vai. La voglia se ci vai.